Registri tu, Luisa? Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa penultima puntata del nostro Viaggio nella Gentilezza. È un percorso lungo e oggi ci dicevamo proprio quanto fosse importante passare questo mercoledì pomeriggio insieme, di quanto ci siamo anche abituati nella bellezza di poter condividere spunti, approfondimenti, competenze e anche innovazione, no? All'interno, grazie ai nostri relatori, grazie alla possibilità di far interagire diverse esperienze tra di loro, esperienze più accademiche, esperienze più della vostra appartenenza, no? Albergatori, guide turistiche, formazioni in ambito di disabilità, quindi un panel veramente molto molto ampio. Oggi è la giornata di questo corso organizzato dall'ATL del Cuneese come ente promotore in collaborazione con Cityfriend, startup innovativa a vocazione sociale. Abbiamo deciso di dedicarci a quelle che sono definite comunemente le best practice. Quindi buone pratiche, buoni esempi, esempi virtuosi, non per questo facili, ma ovviamente esempi anche magari arrivati con una loro complessità, ma ad un obiettivo invece molto bello, molto inclusivo, per poter raccontarvi alcune esperienze e quindi incominciare a sedimentare, no, nella pratica tutto quello che fino ad oggi abbiamo raccontato in termini più teorici. Abbiamo anche, prima di introdurre i nostri relatori, oggi ci siamo molto confrontati su come andare a realizzare nel miglior modo possibile l'ultimo nostro incontro, quello del prossimo mercoledì pomeriggio. E credeteci che non è stato facile, perché andare a pensare a come valorizzare gli elementi che abbiamo acquisito in questo percorso insieme, tradurli quindi ad un livello più pratico e più empatico, in maniera tale che alcuni concetti vengano scolpiti dentro di noi, no? Come se fossero ormai un kit, le nostre pietre miliari da portare insieme. E effettivamente con tante persone così, la dinamica di un workshop in aula anche se in aula virtuale, ma con esercizi specifici, nel tempo che ci è dato sarebbe stato non solo improduttivo, ma anche poco semplice anche per tutti quanti noi, partecipanti e organizzatori, per arrivare ad un obiettivo veramente utile a tutti. E quindi abbiamo detto, che cosa ci è mancato di più nell'arco di questo percorso? Ci è mancato tantissimo il sentire la voce di tutti, perché noi ci siamo abituati, no, con i commentatori a bordo campo, come abbiamo detto prima in differita, ci siamo abituati ai vostri commenti in chat, alle vostre spunti, ai vostri suggerimenti, alle vostre domande, e giustamente li abbiamo interpretati per poterli sottoporre ai relatori. Però adesso è arrivato il momento di parlarci davvero, di parlarci tra noi e di parlare con voi. Quindi abbiamo pensato che il prossimo incontro sarà dedicato proprio a dare voce a tutte le vostre i vostri quesiti, le vostre esperienze, per poter essere utili, quindi senza dare di nuovo spazio a contributi di relazioni, ma spazio ad un ascolto attivo. E pertanto noi abbiamo incominciato a costruire, adesso vi verrà girato a fine sessione, però abbiamo costruito quello che è un form, un semplicissimo Google Form, dove verrà data la possibilità ad ognuno di voi di scrivere una propria domanda libera, aperta, e poi andarci ad indicare quali sono gli argomenti che tra tutti quelli che abbiamo trattato, argomenti intendo i cinque pilastri, no? Le cinque cose ci portiamo in una mano quando usciamo da questo corso insieme, gli argomenti che abbiamo toccato per capire quali di questi fossero più orientati al vostro interesse. Voi riceverete questo link di Google Form, noi vi chiediamo però una cortesia, una grande cortesia, dovete rifarci arrivare le domande entro non oltre lunedì, perché siamo tanti, perché abbiamo bisogno di vederle e anche di organizzarle per aree di omogeneità. Questo per riuscire ad essere il più possibile davvero utile a tutti e soprattutto anche tempestivi nei tempi che ci sono dati. Per cui adesso poi con Tiziana abbiamo già parlato e loro, nel momento in cui vi invieremo tutte le slide dei relatori, delle relazioni di oggi, avrete anche contestualmente anche il link. Ovviamente siete anche liberi di non porre la domanda via link, ma di porla poi magari anche a voce in un secondo momento se vi viene in mente, oppure di farne una seconda quando saremo insieme. Il confronto aperto deve un confronto veramente bidirezionale. Quindi, terminata questa spiegazione utile per capire come approcciarsi nel prossimo mercoledì ed essere quindi davvero tutti una voce unita, una voce di rete, questo è quello che vorremmo sentire, per portarcela a casa tutti insieme, iniziamo con
che cos'è per noi la buona pratica e con un ospite, devo dire, davvero, davvero molto importante, non solo per la sua alta capacità umana, ma anche per tutto il suo background, un background di ieri, di oggi e del futuro. Quindi quello che sarà veramente una visione prospettica molto importante che arriverà a darci dei contenuti utili proprio per capire che la buona pratica in realtà non è una cosa avvenuta, ma è un processo. Questo è un aspetto molto importante, un aspetto che caratterizza anche la missione di Pete Kerker. Prima di introdurre, di far iniziare la relazione a Pete, io vi dico che con grande onore ho letto la bio di Pete Kerker che è arrivata per andare ad introdurre o perlomeno capire, no? Meglio per voi chi fosse e come trasferisse la sua formazione. E sappiamo che appunto, da come avete detto prima, è in Italia, ha scelto di vivere in Italia dal 1978, ha origine anglo-tedesca, quindi lo sentirete parlare in italiano molto molto bene, in un modo molto fornito, ma con un bellissimo accento inglese. Ha fondato nel 1978 il KSDC, quindi lo studio di consulenza di comunicazione e design strategico, con un'impronta quindi verso il design for all che oggi vi spiegherà. È socio fondatore dell'Istituto di Design for All Europe e dell'Associazione di Design for All Italia e dal 2007 è anche ambasciatore europeo. Quindi avremo appunto modo di vedere una bella mente in azione su diversi fronti con una grande apertura, soprattutto legata appunto al mondo del design. Ecco, io Pete mi andrei a fermare qui perché davvero ce ne sarebbe ma tanto di più da raccontare su di te, ma sono certa che tu saprai trovare le parole migliori. Ci senti, Pete? Ci sento Ottimo, benissimo e perfetto. ti ringrazio anche di questa bella presentazione. Il pubblico però non è qui per sentire chi sono, da dove arrivo, ma per sapere che cosa ho da dire. Quindi vado subito a condividere la presentazione. Vi chiedo se lo Sì, state vedendo. perfetto. Ok, molto bene. La prima cosa, la primissima cosa che vedete già nel titolo che ho scelto di dare, è che la buona pratica è processo. Per me la buona pratica non è il risultato soltanto, e infatti ho sempre difficoltà, quando mi viene chiesto di dare esempi di buona pratica, perché ogni esempio finale è pertinente al caso specifico. Quindi, per quanto un esempio può essere molto bello, molto efficace, bisogna stare molto attenti a fare una copia e incolla in condizioni diverse. Quindi io vado proprio a spiegare il mio ragionamento oggi pomeriggio. Chiedo Caterina di tenermi per favore il tempo, perché quando metto la presentazione non vedo più l'orologio del computer, quindi Certo. funziono comunque completamente in remoto, non ho più il legame alla realtà del tempo. E siccome sono un chiacchierone in tutte le lingue che parlo, c'è sempre il rischio che vada oltre il tempo che mi è stato dato. Non ti preoccupare, prendi in consegna il Grazie. tuo appello. Allora, vediamo adesso. Questa è la prima immagine che voglio dare, l'immagine del sassolino che si lancia nello stagno. Spesso uso questa immagine perché quello che vado dicendo si configura un po' come quel sassolino. Non si sa dove arrivano le onde, ma le onde vanno ben oltre l'evidenza della rottura della superficie dell'acqua. Spero che queste onde andranno lontane in modo proficuo. Devo darvi un po' di background, un po' di fondo, di storia, di che cos'è questa roba di cui parlo, e quindi giusto per darci lo scenario. Design for All Europe
nasce nel 93, come diceva Caterina, sono fra i fondatori di questa associazione, con il nome European Institute for Design and Disability. E quindi in origine è semplicemente l'incontro tra due comprensioni, la comprensione del design e la comprensione della disabilità. Cosa significa? Che già in quei tempi sapevamo che c'è molto di più che uno può fare con il progetto per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità. Non si stava facendo abbastanza nel mondo del progetto. E quindi questo nome a livello europeo, con un piccolo aiuto del fondo Horizon, del terzo programma quadro della Commissione, già molti anni fa, che abbiamo creato questa realtà. Sto cercando, non capisco perché non mi va avanti, ecco, mi va avanti a volte un po' troppo. Oppure non mi va, no, adesso è stranissimo, non riesco a farlo andare indietro. Prova a cliccare sulla foto. Ecco, ok. Adesso l'ho fatto andare indietro, perché di solito funziona con la tastiera, ma comunque va bene. Scusate, piccoli sviste. Abbiamo cambiato il nome di questa associazione dopo un lungo iter, ma era il culmine di una comprensione ulteriore che tentare di progettare meglio soltanto per le persone con disabilità era un obiettivo falso. Un obiettivo falso perché non occorre creare ulteriori ghettizzazioni, mettere le persone con disabilità in un ulteriore compartimento stagno. Questo non avrebbe giovato alla società in generale e certamente non avrebbe giovato alle persone con disabilità. Certamente possiamo parlare di creare progetti per le persone con disabilità, ma non come se fossero un gruppo omogeneo, ma ognuno con le sue specificità. Ma questo è un altro discorso. Il nostro discorso invece è di tentare di creare un progetto per tutti, che comprenda il massimo numero possibile delle persone e quindi anche le persone con disabilità. E la nostra metodologia è sempre stata di guardare chi ha una disabilità e quindi ha più sfide da affrontare nella vita di tutti i giorni, nel relazionarsi con l'ambiente artificiale, per trovare l'ispirazione, per rendere più facile, più istintivo e migliore il progetto per tutti. Poi vi spiegherò che cosa significa questo in là. Attualmente abbiamo 44 soci in questa associazione. I soci non sono persone singole, sono organizzazioni sempre, in 19 stati europei, più uno a testa in Australia, Messico, Singapore e Stati Uniti, perché abbiamo aperto da poco. Per segnare il primo quarto di secolo della vita dell'associazione abbiamo aperto anche al resto del mondo e piano piano accettiamo anche dagli altri continenti. E sono organizzazioni molto diverse che hanno sempre una cosa in comune, l'interesse dell'inclusione sociale tramite il progetto. Quindi possono essere associazioni progettuali, possono essere centri di creatività, possono essere città come Kaunas, Capitale Europea della Cultura 2022 l'anno prossimo. Quindi una grande varietà diversa. Adesso uso il mouse che è meglio. Qui vediamo la distribuzione geografica, arancione sono i paesi dove abbiamo soci, giallo sono i paesi dove abbiamo contatti, abbiamo avuto soci, collaborazioni, quindi si vede per esempio dalla Turchia, all'India, alla Russia, Irlanda stessa dove non abbiamo più soci. Comunque è una bella massa critica, effettivamente. Qui bisogna sfatare il mito.
che quando parlo di design non sto parlando soltanto degli oggetti comuni, tavole, sedie. Quando parlo di cultura o di turismo non sto parlando solo di arte o di viaggi di massa. Quando parlo del ritorno sull'investimento, non intendo soltanto il ritorno subito, immediato, in termini economici o di denaro, ma quando parlo di inclusione, non parlo solo di disabilità. Il discorso, infatti, non è quel discorso negativo, molto stretto che ho fatto vedere nella slide precedente, ma il discorso nostro è l'identificazione delle sfide che ci affrontano oggi e in futuro. Per esempio l'aumento della diversità umana, le diverse abilità, l'invecchiamento della popolazione, la migrazione, che può essere immigrazione, emigrazione, spostamenti di popolazioni o di gruppi o di singoli, come me stesso, e l'uso olistico del progetto per affrontare queste sfide. Che c'entra questo con il design? Il nostro fondatore, il primo presidente Paul Hogan, l'irlandese che ebbe la brillante idea in origine di mettere insieme i due discorsi di design e disabilità, disse molto schematicamente: "Good design enables, bad design disables", ossia il buon progetto rende le persone capaci, dà le capacità, dà l'abilità. Un cattivo progetto rende disabili, toglie l'abilità. Questo poster rende l'idea in maniera grafica, facendo sparire nello sfondo la seconda parte del messaggio, intenzionalmente. E che cos'è poi il design for all? Che chiaramente non è il design tout court. Il design for all, secondo la nostra dichiarazione di Stoccolma, che abbiamo fatto nel 2004 perché ci serviva un documento breve e pungente perché lo leggessero anche tutti i decisori, sia politici che nel settore privato, il design for all è il design per la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. È importante anche capire che cosa intendiamo. La diversità umana è la realtà della nostra società. Non possiamo e non dobbiamo chiuderci in compartimenti stagni, ma dobbiamo pensare che ognuno di noi è diverso. L'inclusione sociale, perché questo è il compito di una società democratica, e l'uguaglianza, perché abbiamo tutti pari diritti e non deve rimanere soltanto sulla carta. Qui voglio far vedere qualche immagine della diversità umana che ormai ci è completamente abituale. Queste foto sono foto della campagna di comunicazione che risale al 2007, quando ho completato la mia presidenza dell'ADD, con una conferenza in triennale a Milano, Tourism for All. Questo è pertinente adesso per quello che stiamo discutendo oggi. Era la prima volta che si facesse una conferenza internazionale sul turismo per tutti, Tourism for All, prima ancora che esistesse l'associazione europea ENAT, prima ancora che si parlasse a livello anche delle Nazioni Unite, del World Tourism Organization. E oramai qui stiamo parlando di 14 anni fa. Voglio farvi soltanto notare comunque la diversità umana che c'era nelle vie di Milano. Noi abbiamo chiesto al fotografo di uscire in Milano e fare delle foto delle persone chiedendo il permesso di utilizzare le loro immagini. La diversità che noi vediamo tutti i giorni e non notiamo nemmeno, qui per esempio c'è un signore non vedente con il suo bastone, abbiamo visto prima a proposito dov'era che erano, qui due modi diversi di organizzarsi per andare in giro in città con le ruote.
scordiamoci che l'idea della carrozzina che sia un veicolo particolare. Chiunque abbia fatto il turista e tirato dietro una trolley bag saprà che la stessa superficie che fa comodo quando si è in viaggio con una valigetta è quella che fa comodo anche per chi usa una carrozzina. Provate, per credere, a tirare una trolley bag attraverso la ghiaia e capirete subito la difficoltà che ha uno che va con la carrozzina. Però questa è la diversità umana, come dicevo, che noi vediamo tutti i giorni, sicché non facciamo più caso. E questo già 14 anni fa. Non facciamo più caso alle diversità anche etniche, alle diversità della cultura, alle diversità del livello di istruzione. Allora perché, mi viene da chiedere polemicamente qualche volta, perché la diversità ci fa paura quando siamo circondati da questa diversità? Comunque, fa paura forse a chi deve arrivare alla conseguenza. Come si fa a progettare per la diversità umana? Sempre la Dichiarazione di Stoccolma recita che la pratica del Design for All fa uso cosciente dell'analisi dei bisogni e delle aspirazioni umane ed esige il coinvolgimento degli utenti finali in ogni fase del processo progettuale. Sottolineo uso cosciente dell'analisi e sottolineo non soltanto i bisogni, ma le aspirazioni umane. Noi abbiamo bisogni, certamente, abbiamo tutti gli stessi bisogni. Respirare, bere, mangiare, dormire, defecare. Questi sono i nostri bisogni. Ciò che ci rende esseri umani sono le aspirazioni. Sono le cose che ci rendono diversi. Abbiamo sempre tutti quanti aspirazioni diverse. E l'oggetto, il compito del progetto è rispondere a quelle aspirazioni e non fermarsi soltanto alla mera contentezza della rispondenza dei bisogni. E il coinvolgimento degli utenti finali, questo è vitale. Perché? Perché il coinvolgimento? Perché gli esperti, che tradizionalmente hanno progettato decidendo tutto per noi, non sanno tutto e non possono sapere tutto. Sì, certo, sanno quali sono i nostri bisogni. È facile. Però non possono sapere quali sono le nostre aspirazioni. Ed è là che casca il mondo quando si fa la classica definizione della scelta che si lascia al consumatore, che fece Henry Ford con il suo modello T. Puoi avere la tua macchina di qualsiasi colore, basta che sia nero. Ecco, adesso noi invece pretendiamo la macchina di tutti i colori, con tutti gli extra, con questo, quello, quell'altro, tutto fatto appositamente, e ci sembra naturale. E sapete una cosa? È naturale. È anche giusto che sia così. Perché non esistono due esseri umani identici. E quindi non dobbiamo trattare le persone come se fossero esseri umani identici. Eppure la classica risposta del design alle categorie identificabili tipo i non vedenti, i non udenti, le donne, sì, minoranza sarebbero, questo consiste nel cosiddetto add-on, cioè si aggiunge un accorgimento speciale ad un ambiente, un prodotto, un mezzo, per renderlo accessibile anche a chi appartiene a questa categoria in questione. Bah, insomma, come questo, la Chiesa della Salute a Venezia, questo è un add-on, è una roba orribile. A guardarlo, onestamente, non sembra neanche tanto sicuro e travalante. Infatti. Non è questo il modo. Anzitutto, qui cosa sta succedendo? Stiamo rovinando l'impressione di un luogo della cultura. E per entrare stiamo rovinando ciò che vogliamo vedere. Deve esserci un modo migliore. C'è un modo migliore. Non è sempre accettato. Possiamo usare la tecnologia anche nei luoghi della cultura. Questo è l'ascensore che
si alza e passa il livello nel chiostro piccolo nel Museo delle Terme di Diocleziano a Roma. Il pavimento è storico. Certamente non è dei tempi di Diocleziano, ma è del tempo del Rinascimento. Le belle arti, la sovrintendenza, ha dato il permesso di questo intervento e adesso voglio vedere se riesco a farvi vedere, ma no, lo faccio dopo, se avanza il tempo, perché non voglio finire in una confusione adesso. Comunque ho il video che fa vedere anche questo in operazione, quindi se avanza il tempo dopo, ve lo faccio Bene. vedere. Il bagno può essere sia accessibile che esteticamente piacevole. Non è detto che un bagno per essere accessibile debba sembrare qualcosa tolto da un albergo, da un ospedale. Questo è il bagno in una camera qualsiasi nel Grand Hotel San Marino. Era la mia camera. Vedete, c'è la doccia al piano. Non è necessario che tutto sia bianco, che tutto sia ospedalizzante. Può essere anche esteticamente molto bello. Ci sono, io trovo, due modi per affrontare la questione della diversità. Il modo convenzionale che troviamo quasi sempre, e questo è un problema che dobbiamo risolvere. Il modo che io propongo è che è una sfida per la nostra creatività e l'innovazione. Può sembrare una differenza semantica, ma per chi lavora con le industrie creative è una differenza molto importante. Vi giuro che i creativi non saltano giù dal letto la mattina, con l'ispirazione di risolvere i problemi. Invece, se parliamo di sfide alla creatività, sfide alla loro creatività, è tutta un'altra storia. E allora sì che si ha la voglia di fare. Il primo, comunque, la risoluzione dei problemi, richiede una progettazione per rispondere al negativo. Trovi il problema è il punto negativo, risolvi quello. Forse senza neanche guardare l'ambiente intorno. Comunque c'è e appartiene anche alla giusta logica della normazione, ci vuole questo. Da solo però non risolve nulla. Ha di suo che ci fornisce il quadro giuridico, quindi la normativa per l'accessibilità, per carità, ci vuole e come ci vuole. Però ricordiamoci, non sostituisce il progetto e non può sostituire il progettista. La conformità alle norme il minimo non è il punto di arrivo, è il punto di partenza per un buon progetto di inclusione. Il secondo, invece, è una sfida per i progettisti e creativi, una sfida per pensare e agire in modo positivo, adottare un approccio proattivo. Fornisce non un quadro di riferimento, ma le idee e le soluzioni alla diversità di situazioni reali in un mondo reale che vanno oltre. Vanno oltre quella base della normativa. E questo è il mestiere del progettista. È più giusto quindi continuare, come sempre sentiamo, a parlare dell'abbattimento delle barriere architettoniche, o non sarebbe meglio, almeno per chi lavora nel campo del progetto, parlare della creazione di nuovi percorsi e ripensare come viviamo? Ho creato questa tabella con a sinistra gli atteggiamenti che focalizzano i problemi e a destra invece gli approcci che vanno verso la sfida. L'abbattimento delle barriere preferisco creare nuovi percorsi. Per esempio, con la Chiesa della Salute, invece di tentare di aprire, di entrare nella porta principale, io vorrei chiudere con la porta principale per tutti. Lasciarla magari per i casi eccezionali come l'anno santo, come a Roma, la Scala Santa, che si apre soltanto una volta ogni tanto, e fare entrare tutti in un'altra porta, tutti, partendo
pari diritti, dove magari non c'è quella scalinata impressionante. Ricordiamoci che nei luoghi di culto la scalinata impressionante fa parte della stessa esperienza religiosa, arrivare verso Dio, andare in alto. E questo va benissimo da vedere, però dobbiamo anche pensare a tutti entrare magari da un'altra parte. Ecco, vediamo ancora a sinistra, la conformità alle norme è la base. Noi dobbiamo pensare alla creatività che va oltre il conformismo per dare un'esperienza positiva, esteticamente piacevole a tutti. Bagni d'ospedale per i disabili? No, basta, veramente. Bagni inclusivi e edificati per tutti. L'approccio a contenitori stagni, le donne di qua, i disabili o forse i non vedenti o forse le persone in carrozzina, una scatola per ognuno, no, l'approccio olistico e orizzontale. L'esperto sa tutto, l'esperto invece è chi sa che non sa tutto, chi sa che deve consultarsi con gli experience, le persone che ognuno nel suo campo sa qualcosa da offrire al processo progettuale. L'accessibilità fisica, l'accessibilità invece deve essere universale, anche cognitiva, a 360 gradi e direi anche in tre dimensioni, non soltanto in due. L'ergonomia classica, l'ergonomia olistica, questo ringrazio all'amico Gino Bandini Butti, morto qualche anno fa, che era un grande socio anche lui di Design for Italia. Bisogni ed esigenze di base, sogni ed aspirazioni umane. Perché tutti abbiamo il diritto di sognare. La risoluzione dei problemi diventa le risposte innovative alle sfide. La mera contentezza, ciò che sento quando i miei bisogni di base sono soddisfatti. E invece io aspiro al diritto alla felicità. E quindi questa è la differenza fra design per la disabilità da una parte e design for all dall'altra. Voglio parlarvi della nostra società. Questo è il nostro paradigma. Questi sono i nostri antenati. L'unica foto che non è mia qui, perché non li ho trovati. Faccio fatica a trovare uomini delle caverne del Mesolitico. Non è che ce ne sono tanti qui sul lago di Como. Oddio, non lo so, a volte forse sì, a weekend forse sì, arrivano. questi sono i nostri antenati. Loro hanno vissuto in un mondo molto ostile, in cui chi si adattava sopravviveva, chi correva più velocemente quando c'era l'incendio della foresta, oppure quando c'erano le bestie selvatiche, chi riusciva ad arrampicarsi sull'albero, chi usciva più velocemente dalla caverna se c'era il terremoto, si adattava, sopravviveva, faceva figli, diventava il nostro antenato e ci dava decine di migliaia di anni di imprinting mentale, di mentalità, che ci dicono spetta a te adattarci al mondo ostile. Tu hai la colpa se non riesci a vivere nel mondo, nell'ambiente ostile. È colpa tua perché non ti adatti. Però noi siamo costretti ad adattarci al mondo che abbiamo costruito. In alcuni casi, nonostante le difficoltà ambientali, è pur bello da vedere. Anche questa è Roma. Il termine di i cosiddetti mercati tra Enai, che erano invece un centro di amministrazione dell'impero, abbastanza accessibile, il museo non è male. Nel primo Novecento, la creazione dell'euro. Ma anche questo. Io posso tollerare che i romani abbiano costruito, forse con meno coscienza delle esigenze della diversità umana, stiamo parlando di 2000 anni fa,
ma quando vedo questo costruito in Polonia negli anni 90, mi chiedo se siamo matti. Perché qui ancora vige la regola che è l'essere umano che si deve adattare all'ambiente ostile, nonostante il fatto che l'ambiente ostile è creato recentemente dallo stesso essere umano per l'uso esclusivo dell'essere umano. Allora veramente ma ci manca qualche rotella se continuiamo in questa maniera. Questo che io chiamo il delirio delle scale. Là a destra, per esempio, hanno costruito i palazzi prima, hanno pensato dopo, ah, ma qui forse la gente ci deve entrare. Ah, vabbè, sì, ci siamo. Quando l'ho fatto vedere questo alla città in questione, agli amministratori, si sono coperti le facce per la vergogna. Eppure siamo ossessionati dall'idea che la tecnologia ci può risolvere tutto, no? Qui Fritz Lang ce lo faceva vedere, Metropolis un secolo fa, ovviamente noi lo guardiamo, lo vediamo in bianco e nero e diciamo ma no, per carità, chi vuole vivere così? Sicuri? Siamo sicuri? Perché le smart city, che questa è una immagine che ho trovato, ecco, questa non è la mia foto tecnica, che ho trovato facendo una ricerca in Google per le smart city, ecco, ed è una città vera. Allora, forse non siamo poi così tanto lontani da Metropolis e Fritz Lang, anche se pensiamo di esserlo. Personalmente preferisco questo slogan, People come first. Anzitutto la gente. Questo è lo slogan scelto per la nostra conferenza a Helsinki, quando Helsinki era capitale mondiale del design nel 2012. Abbiamo organizzato la prima conferenza nel quadro di Helsinki World Design Capital. E lo slogan People come first, anzitutto le persone, non la megalomania dell'architetto o del designer di grido, ma le persone che devono poter utilizzare gli ambienti, i prodotti, i servizi, le comunicazioni, le strutture, tutto. Anzitutto le persone. L'uomo ragionevole, disse George Bernard Shaw, il drammaturgo irlandese, si adatta al mondo. Sì, certo, l'abbiamo visto, è la nostra mentalità, da decine di migliaia di anni, l'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole, invece, persiste nel tentativo di adattare il mondo a se stesso. Ne consegue che ogni progresso dipende dall'uomo irragionevole. Evviva l'irragionevolezza, dico io. Ci vuole qualche volta la rivolta che dice no. Non mi adatto più, basta, dai, abbiamo la possibilità, la tecnologia, l'economia, l'intelligenza di adattare il mondo alle nostre esigenze reali. Ma diamine, ma lo facciamo o no? La domanda più pertinente, perché questo l'ho evitato sino a questo momento, è che cos'è il design? E parliamo di design for all, ma dobbiamo anche definire che cos'è il design. Io sono molto convinto che bisogna sempre definire la mia semantica, i termini che uso, perché altrimenti ognuno capisce la propria definizione e invece dobbiamo almeno essere d'accordo di quello che intendo io. Poi voi siete d'accordo, liberissimi di non essere d'accordo con me, ma quando io parlo di design io ci tengo che tutti capiscono che cosa intendo. Questo è un concetto molto frequente di design. Un oggetto lussuoso, costoso, superfluo, poco utile, poco utilizzabile. E questa è la grande zappa ai piedi che il mondo del design si dà, pubblicizzando il design in questa maniera. Forse sapete che cos'è, al di là di essere un soprammobile che raccoglie la polvere, sarebbe uno spremiagrumi, che però, vi giuro, spruzza il succo da tutte le parti e non funziona tanto bene. E richiede anche un grande sforzo, perché è alto e, insomma, ergonomicamente è proprio un disastro. Io preferisco questo tipo di definizione, vecchio di 500 anni, un piano, uno schema concepito nella mente e inteso per una successiva esecuzione. Non parla di design o designer come robe di moda,
delle sciccherie di Milano, ma parla unicamente dell'intelligenza umana e l'intenzionalità di mettere in atto quell'intelligenza umana. Questa è la cosa che è il design, a mio avviso. Poi Herbert Simon ci dà un'altra definizione che sembra un po' difficile da visualizzare in un primo momento, la trasformazione di condizioni esistenti in condizioni preferite. E proprio perché è difficile da visualizzare, ho deciso di visualizzarlo per voi. Questo è il percorso accessibile a Pompei, negli scavi di Pompei, l'opera dell'architetto Maria Grazia Filettici, che abbiamo presentato un paio d'anni fa, quando ancora ci si poteva incontrare. Qui si nota che Maria Grazia ha utilizzato l'esistenza del passaggio per inserire elementi che rendessero capaci tutte le persone di passare da un lato all'altro della strada e quindi continuare il percorso, visitare le emergenze maggiori della città. Ovviamente qui non è il caso del design di massa che siamo abituati a pensare, ma del design di elementi individuali. Come vedete qua, ogni elemento è tagliato a misura, è calcolato molto bene per creare una superficie continua, e può essere anche tolta senza lasciare segno, perché in un ambiente molto delicato come gli scavi di Pompei, questa è anche una regola essenziale. Maria Grazia ha anche fatto il percorso nel Foro Romano, ivi compreso addirittura un paio di ascensori che sono autoreggenti, che non toccano le emergenze archeologiche, quindi un grandissimo lavoro che ha fatto anche là. Ora cambio il discorso leggermente e parlo della parola di accessibilità, anche qua a semantica. Di chi stiamo parlando? Spesso si cade nella trappola di pensare che stiamo parlando solo della popolazione con disabilità, ma intanto prendiamo in considerazione quella popolazione e analizziamo che cosa intendiamo. Ho usato qui qualche statistica del Census che risale al 14. Il Census stimava il 6,7% della popolazione italiana, 4 milioni, poco più, nel 14. L'anno scorso saliti al quasi 8% e prevede nel 40 il 10,7% della popolazione. Allora, attenzione a quella prima cifra, 6,7% della popolazione italiana. Nello stesso anno, l'Agenzia Europea per i diritti fondamentali stima il 16% della popolazione con disabilità nell'Unione Europea. Ora, non è chiaramente che ci sia una incidenza minore in Italia, semplicemente è un calcolo diverso di chi ha o chi non ha la disabilità. Quindi questa già è una lezione di diffidare dalla pura statistica, perché non riflette la realtà. La cifra italiana ci dice quante persone sono riconosciute per una pensione per la disabilità, completa o parziale. La stima europea dice quante persone in diversi paesi sono riconosciute, e si vede che in altri paesi c'è una manica più larga per il riconoscimento della condizione di disabilità. Non significa che ci sono più persone, più percentuali in altri paesi e meno in Italia, semplicemente che gli stati si sono organizzati diversamente. Comunque, 80 milioni nel 14 sono una bella cifra, un bel numero. Non stiamo parlando allora di qualche compartimento stagno da ignorare, da mettere nell'angolino. E poi, se soprattutto vediamo nella prossima informazione, capiamo che è proprio una parte importantissima della nostra economia. Il turismo accessibile, sempre nel 2014, secondo
l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite vale 800 miliardi all'anno in Europa. In Europa. E questo posso garantire, questa cifra, perché lo disse il segretario generale della UNWTO in questa conferenza a San Marino, e io stavo moderando quella sessione della conferenza, quindi l'ho preso nota subito per renderlo fisso nella memoria. 800 miliardi all'anno. Bisogna anche fare una piccola pausa per far entrare nella memoria, nella mente, quella cifra. In tempi anche prima della crisi Covid, io andavo chiedendo a tutti i decisori, ma noi veramente ci possiamo permettere di dire, ma no, ma dai, a me la mia parte di quei 800 miliardi non servono alla mia economia. Noi siamo così ricchi che non ci servono. Insomma, non penso che sia un discorso che tenga. E adesso, tanto meno. Ma, dicevo prima, l'accessibilità interessa solo a chi ha una disabilità riconosciuta dallo Stato o c'è anche di più? C'è anche il cambiamento demografico. E a questo riguardo vi faccio vedere qualche cosa delle tendenze demografiche della popolazione in Europa. Spiego un po' le cifre prese dall'Eurostat. Qui si parla dell'Unione Europea prima dell'entrata della Bulgaria, Romania e Croazia e prima dell'Arachiri del Regno Unito. Quindi stiamo parlando di circa 450 milioni di abitanti sia nel 4 che nel 50. Un cambiamento quasi zero, 1,5% di diminuzione. Quello che cambia invece è la costituzione di questa popolazione. La popolazione in età lavorativa scende di oltre 10%, scende di 52 milioni di unità. E queste sono le persone che, lavorando, creano la ricchezza, pagano le tasse, pagano le pensioni per chi è già in pensione, forniscono l'assistenza per chi ne ha bisogno. Quindi ricordiamoci che ogni volta che uno che fornisce assistenza non crea più ricchezza, perché non puoi fare tutti e due. Non puoi fornire assistenza alle persone anziane oppure alle persone con disabilità, perché non sono in grado di vivere autonomamente e allo stesso tempo creare ricchezza. Ricchezza economica perlomeno, o delle due una. L'età prelavorativa scende, giustamente perché quando hai un invecchiamento della popolazione la parte prelavorativa e i più giovani scendono come percentuale. Gli anziani salgono dal 16,4 al quasi 30%, 59 milioni in più che hanno il diritto alla pensione. Numero più, numero meno, se si ritoccano i numeri delle pensioni, ma non è quello il discorso, non è quella la soluzione. Togliamocelo dalla testa perché non è quello. Gli anziani oltre 80 anni, triplicati dal 4% a quasi 12%, una persona in 9 nel 50 in Europa avrà oltre 80 anni. Il rapporto di dipendenza, questo vi spiego adesso. Cosa succede? Per avere il rapporto di dipendenza degli anziani prendiamo il 16,4% degli anziani come percentuale del 67,2% dell'età lavorativa. Uno in quattro, un anziano dipendente per ogni quattro in età lavorativa. Lo stesso con i ragazzi nel 2004, quindi due più o meno, 48 e 9, per ogni quattro in età lavorativa. Mentre nel 50 andiamo verso due anziani per ogni quattro in età lavorativa e un ragazzo, quindi tre dipendenti per ogni quattro in età lavorativa. Ovviamente la situazione non è sostenibile ed è per questo che io spingo sempre sul tasto dell'ambiente e del rifacimento dei servizi, degli ambienti, di tutto, perché in quella maniera le persone possono vivere
una vita autonoma più a lungo e che riserviamo l'assistenza solo a chi ne avrà bisogno, che saranno meno, che forse saranno gli ultra-ottantenni e non più i 65enni. Cosa succede se guardiamo l'Italia? Non vado più a spiegare, ma vediamo che la cifra in fondo a destra è più drastica, perché sono 7 per ogni 8 in età lavorativa. Se ci ricordiamo che in media in Italia delle persone in età lavorativa lavorano proficuamente soltanto 1 in 2, quindi il 50%, finisce che abbiamo 11, 7 più 4 sono 11, 11 dipendenti per ogni 4 che lavoreranno nel 50. Qualcosa bisogna cambiare, è chiaro. Quindi questo soltanto per farvi una giusta santa paura. Ecco, andiamo avanti. Le tre barriere più frequenti sono le risposte pregiudiziali quando facciamo le proposte magari un pochettino innovative. Non si può fare. Non si può fare. Quante volte l'abbiamo sentito dire, magari anche in comune, dal geometra del comune, non si può fare. Oppure dalla sovrintendenza, non si può fare. Costa troppo. Oppure l'abbiamo sempre fatto così. Allora, analizziamo queste risposte per quello che sono. La prima è un errore concettuale dell'approccio progettuale. Impossibile significa che non si sta pensando lateralmente. Bisognerebbe cambiare punto di vista. Invece di focalizzarsi sul problema, bisogna pensare alla sfida, alla grandezza. C'è un altro modo. Non possiamo entrare nella chiesa della salute per quella scalinata? Facciamo un sopralluogo e vediamo se non c'è magari un altro modo di entrare nella chiesa. O magari un altro modo anche di avere l'esperienza della chiesa. Sicuramente, se ti blocchi subito dicendo non si può fare, non hai esaurito le tue opzioni, ma hai bisogno di uscire dal solco della tradizione. Impossibile è una parola che non deve far parte del vocabolario del creativo. La seconda, costa troppo, è un errore contabile. Perché bisogna considerare anche il costo di un non intervento. E qui non intendo soltanto il costo economico del ritorno sull'investimento in danè, ma il costo vero del non intervento. Dice Henry Hazlitt, è un economista, parliamo di economisti, bisogna sempre citare un economista, altrimenti non ti prendono su serio. Economics in one lesson. L'arte dell'economia consiste nel non guardare unicamente agli effetti immediati di un atto o politica, ma ai suoi effetti nel lungo termine. Consiste nel tracciare le conseguenze di quella politica non solo per un gruppo, ma per la collettività. Per la collettività. Allora, qui andiamo ben oltre la logica del ritorno veloce sull'investimento. Il principio è questo. Ripensare il concetto di ritorno sull'investimento nell'urbanistica, nel patrimonio, nelle infrastrutture, come investimento in qualità della vita, in esperienza positiva e in felicità. A me piace molto il concetto del gross national happiness che usano a Bhutan. Invece del prodotto interno lordo, la felicità interna lorda è un concetto che deve far parte della nostra società. E qui lo propongo per abbattere le spese sanitarie causate dalla depressione in età avanzata. Come? Come possiamo fare? Beh, un ambiente artificiale accessibile facilita la partecipazione. La partecipazione facilita la socializzazione. La socializzazione genera i neurotrasmettitori delle endorfine. Le endorfine sono quelle cose che ritardano lo sviluppo della depressione e delle conseguenze, condizioni psicosomatiche e alla fine anche le patologie fisiche. Se riusciamo a ridurre le patologie psicosomatiche e fisiche, finisce che comporta minori costi per il servizio sanitario. E vi ricordo quella slide che vi ho fatto vedere con l'invecchiamento della popolazione poc'anzi.
abbiamo bisogno di abbattere i costi per il servizio sanitario. Ma questo si fa con la prevenzione al di fuori anche dall'ospedale. In questi tempi mi sa che abbiamo imparato la lezione, spero almeno, di un sistema sanitario il cui funzionamento è affidato al principio che veramente appartiene soltanto alla fabbrica del just in time. Ogni settore, compreso il turismo, può fare la sua parte per sostenere la sanità pubblica. Basta non limitarsi a pensare in compartimenti stagni. Secondo me, il futuro del turismo passa anche attraverso il convincimento di chi ci governa che un turismo funzionale, un ambiente funzionale, abbatte il costo della sanità. Lo so che ci vuole molto per farglielo capire, perché sono dure a capire queste cose. Però noi dobbiamo lanciare questi messaggi. Prima o poi lo capiranno. Poi c'è la terza risposta. Abbiamo sempre fatto così. Indica paura del nuovo e del cambiamento. Però vi dico una cosa, il timore della diversità va compreso e anche rispettato. Però poi va smentito con ragionamenti calmi e logici, perché è intrinsecamente conservativo, non ci aiuta a risolvere nulla. È l'antitesi dell'innovazione. Vi do un piccolo esempio di questo, sempre preso dall'ambiente ospedale, perché è uno molto familiare. Anni fa facevo il donatore di sangue. Forse adesso sono troppo anziano per farlo. Hanno costruito un nuovo ospedale, il fiore all'occhiello del Servizio Sanitario Nazionale, qui nella mia città di Lecco. Vado a fare la donazione, mi rendo conto che nella nuova sala per i donatori tutte le prese sono a livello terra. Osservo durante il tempo che sono seduto là sul lettino a donare il sangue le infermiere che si abbassano, si alzano, si abbassano, si alzano, si abbassano, si alzano, continuamente. Ad un certo punto glielo chiedo. Ma vi viene mal di schiena? Ah, ma non me lo dire, non me lo dire. In media, vabbè, per tagliare la storia lunga, ho trovato che in media ogni infermiere prende una settimana di malattia all'anno. Buona parte di questo, perché non tutti sono nei reparti dove devono per forza girare i degenti, ma anche per queste piccolezze del progetto, perché si devono abbassare per togliere e mettere le spine. E questo, se non lo fai con criterio, usando le ginocchia e non la schiena, ti causa patologie della schiena. Un piccolo accorgimento di progetto avrebbe potuto evitare il costo. Pensate tutte le infermiere che voi conoscete nel sistema sanitario nazionale, il costo aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale di avere queste persone in malattia una settimana all'anno. Togliamo, se vogliamo, due di quei cinque giorni e riduciamo soltanto a tre. Comunque stiamo parlando dell'esigenza con i turni, con le vacanze, di avere circa un 7% in più di personale per l'intero sistema sanitario nazionale, solo per questo unico accorgimento. Solo perché qualcuno ha detto, installando le prese a livello terra, abbiamo sempre fatto così. Ma io dico, ce lo possiamo permettere di continuare testardamente a non usare il cervello? Perché non mi sembra veramente. E con questo chiudo. Grazie. Ampis, meraviglioso. Con questa pacatezza hai lanciato delle bombe, dei missili atomici praticamente su ognuno di noi. Io adesso, se riesco a condividere come sono messo con il tempo, posso? Sì, certo, assolutamente. Sì. Però devo prima uscire e poi rientrare con la condivisione. Ok, eccolo qua.
Ci mette un minuto questo quando si apre. Allora, lo vedete? Sì, perfetto. Eccoci. Questo l'ho girato mentre stavo facendo un workshop per l'accesso al patrimonio culturale alle Terme di Diocleziano l'anno scorso con l'Istituto Europeo di Design, dove insegno design strategico per arts management da qualche anno. Ecco, una roba semplicissima. Sì, certo, infatti. È semplicissima e supera quel dislivello in modo egregio. Senza disturbare il concetto dell'estetica, assolutamente. Sì, sì. Sì, ma sì. In modo funzionale. In modo funzionale, esteticamente gradevole. In alcuni punti è proprio necessario avere questo tipo di accorgimento. Molto diversa da quella rampa che si è fatta vedere all'inizio. Direi. Decisamente diversa. Eh sì, eh sì. Ecco. Va bene. Meraviglioso, questo è un bellissimo esempio. No, tra l'altro, prima appunto, mentre ti sentivo parlare con questa tua gran pacatezza, no? Nell'esposizione di contenuti, ma con una grande voglia invece di un po'... uno spirito un po' rivoluzionario, no? Quello di andare finalmente ad abbattere delle barriere che sono principalmente mentali e poi fisico, architettoniche, eccetera, eccetera. Hai anche stimolato in realtà un po' di interazione da parte della nostra chat, perché ti faccio qualche domanda, qualche spunto di riflessione che è stato scritto, così apriamo. Infatti adesso che non ho più lo schermo occupato, adesso vedo anche vedi. Le domande a destra. Sì, esatto, sì. Allora io inizierei dalla domanda che ha posto Erika, che chiedeva, ma l'università di architettura queste cose le insegnano? In grande misura no. In grande misura no. Stiamo facendo il possibile adesso per aumentare la presenza di moduli in Design for All nelle università di architettura, nelle scuole di architettura e di design. Abbiamo anche una rete di, all'interno dell'ADD abbiamo una rete di università e scuole che collaborano in diverse maniere. Nei progetti per portare avanti l'insegnamento. Devo dire che qui in Italia stiamo arrivando ad un punto cruciale adesso. C'è quel momento che si raggiunge la massa critica e credo che nel giro di 3 o 4 anni avremo una presenza, non dico dovunque, Dio mio, ma vedete, mi viene la parola in tedesco, flächendeckend, che significa che copre tutte le superfici. No? Ogni tanto, questo è il brutto scherzo che ti gioca il cervello quando le parole... Quando il cervello funziona così, ecco, ti arriva la parola più adatta e non è necessariamente nella lingua in cui stai parlando. Noi pensiamo, adesso come adesso, abbiamo soci... il Polimi, Politecnico di Milano, l'Università di Genova, l'Università di Chieti Pescara, in lista d'attesa ce ne sono diverse, altri Atenei in Italia e scuole di design, quindi è questione di tempo. Fra l'altro noi abbiamo 8 soci, di quei 44 soci dell'ADD, ben 8 sono in Italia, sono associazioni in realtà distribuiti per il paese, quindi per esempio non abbiamo l'Università di Napoli o l'Università di Salerno, però abbiamo la Città della Scienza a Napoli, dove collaborano tutte e due le città, ovviamente del Federico II e l'Università di Salerno, per cui il messaggio comunque percola anche in queste università. Abbiamo anche dal 16 abbiamo lanciato
la conferenza internazionale Design for Inclusion, che abbiamo nominato così intenzionalmente per non escludere nessuna delle sfaccettature sia del design for, ma anche design per specifiche disabilità, perché certo, fa tutto parte di questo scenario. Ed è una conferenza che si tiene tutti gli anni negli Stati Uniti, che attira anche un numero critico di atenei. Quindi si insegna, sì, non è mai sufficiente. Ovviamente per avere un buon insegnamento occorre avere anche insegnanti, quindi la strada bisogna farla. Non è che si possono inventare queste cose dall'oggi al domani. Purtroppo le esigenze corrono e noi spetta a noi tentare di starci dietro. Ecco, ma da questo punto di vista, oltre alla parte teorica, coinvolgete anche gli studenti nella realizzazione di nuove chiavi, nuove pratiche, no? Assolutamente sì. All'accessibilità. Assolutamente sì. Non si può insegnare design for all senza che sia infatti, che sia appunto coinvolgente. Bisogna fare sempre sopralluoghi. Bisogna fare anche casi pratici, sì. Io personalmente lo faccio in... poi risponderò al punto che ho visto apparire a destra da Cinzia Balbi. Ho visto quello e ho perso il filo del discorso. No, perché Cinzia, no, parlavamo del fatto che bisogna inserirli nella coprogettazione, no? Bisogna farli diventare protagonisti, sì, attori, partecipi, sì, no? Di questo, sì, percorso, sì, logico. Ma questo nelle migliori scuole di design e architettura è una prassi, è consuetudinario. Il coinvolgimento, gli studenti devono poter anche avere l'esperienza di qualcosa di tangibile. Leggo, perché adesso vedo che Cinzia ha risposto. Mi sono laureata tanti anni fa e da noi a Genova nel piano di studi era possibile inserire esami specifici che prevedono lo studio. Benissimo, effettivamente sì. Questo come minimo, Cinzia, effettivamente sì. Come so che anche a Roma, anche se le università di Roma non fanno parte della nostra rete, comunque molto lavoro si è fatto ai tempi con... la creazione anche dell'istituzione del TEBA, e quindi anche là, ovviamente. Tu non ti preoccupare per la chat, vai avanti che te lo leggo io. No, ho finito con la risposta comunque, ma no, okay. a Genova comunque c'è un dipartimento assai attivo, e quindi sì, questo non mi è nuovo. Certo, ma guarda Peter, noi crediamo che anche rispetto al percorso che abbiamo fatto insieme in questi mercoledì, queste siano anche occasioni di fare una buona dissemination, no? Cioè provare a veramente a fare quello che è il concetto della cultura, cioè del coltivare principalmente degli elementi che devono poi poco per volta essere innaffiati con tanta pazienza e anche a volte anche la necessità di dover ripetere, ma perché a un certo punto le cose prima o poi entrino in testa. Sì, no? Sì. Ecco. Quindi questo sicuramente i nostri partecipanti sono stati anche molto sollecitati da questo punto di vista, ad aver anche sentito alcuni elementi ripetitivi in alcune delle nostre sessioni, ma perché è fondamentale che si scolpiscano lì dove poi inizia quel processo logico, come dici tu, che deve innescare un'espansione, non una costrizione o un restare all'interno di quello che è il proprio, no? La propria struttura, ma veramente un'espansione verso l'esterno. Giletta adesso scrive via chat: mio figlio che frequenta un liceo artistico ha intercettato la lezione e ha seguito molto interessato. Chissà che abbiamo gettato un semino. Ecco, questo è esattamente nello spirito, perfetto, ma veramente neanche fanno apposta. Me lo auguro veramente, perché è proprio con le nuove generazioni. Anzi, io sono dell'avviso che non bisogna aspettare l'università per insegnare l'inclusione attraverso il progetto. Anzi. Questa è una cosa che va fatta sin da... Io vedo... Scusate, vi racconto una cosa. Mi ricordo, forse questo non vi dice niente perché tempo fa, ma... Ai tempi la Triennale a Milano era quasi un'istituzione morta. Non so se vi ricordate negli anni 80, nei primi anni 90. Poi venne nominato presidente Augusto Morello. Augusto era il creatore del Compasso d'Oro, negli anni 50 addirittura.
da presidente della Triennale, l'ha fatto tornare in vita. Sono andato una volta a fargli visita e mi ha detto, si entrava da un'altra parte, no? per andare dal presidente, non si entrava dalla parte pubblica. Scendiamo, c'è qualcosa che ti voglio far vedere. Scendiamo nella sala grande del centro. Era pieno di bambini intorno al livello delle ginocchia. E non mi dimenticherò mai la sua faccia piena di gioia. Aveva quella piccola lacrima di gioia nell'angolo dell'occhio, perché diceva, ma è così che dobbiamo fare. I bambini piccoli devono venire in Triennale, devono imparare il design, la creatività, che cosa può fare il design. Io voglio la Triennale piena di bambini. E lui riuscì. Ed era una cosa fondamentale. Più piccoli, con i bambini piccoli, facciamo in tempo ancora a non distruggere la loro creatività, non incanalarli nei compartimenti stagni dell'insegnamento convenzionale, ma di incoraggiare quella creatività, la crescita della diversità. I bambini sono favolosi. Quindi noi dobbiamo insegnare la creatività, insegnare, no, non abbiamo bisogno neanche di insegnare, dobbiamo soltanto ce l'hanno già. Dare la possibilità alla loro creatività di prendere forma, ecco, esatto. di svilupparsi in modo costruttivo. E questo, sì, poi certo, possiamo dare poi la formazione del design, ma è secondario, dobbiamo lasciarli essere creativi, questo sì. Ecco, forse c'è da dire che in questo mondo appunto di grande creatività bisognerebbe anche da adulti, no? Ritornare ad essere un po' bambini, no? Un po' immaginifici nel nostro modo di relazionarci con l'ambiente, no? Perché spesso abbiamo parlato anche di accessibilità, abbiamo anche dedicato anche noi l'attenzione all'accessibilità architettonica, ma spesso abbiamo parlato anche del fatto che siamo tutti disabili in un ambiente che non è nostro, in un ambiente che non percepiamo, certo. come con tutti i criteri che dovremmo invece avere, di cui abbiamo diritto. Ma allora, guarda, a questo proposito ti dico due cose, Caterina. Una è che non ho fatto il solito gioco che amo fare quando siamo in presenza, di far alzare tutti quanti in piedi e poi farli sedere nominando alcune condizioni che condividiamo tutti, tipo chi porta gli occhiali, no? Perché se non hai gli occhiali hai una disabilità visiva. Certo. Gli occhiali però... Lasciamo stare questi, che sono quelli da quattro soldi, ma perché io, per la mia fortuna, anche a 67 anni li uso soltanto per la lettura. E anche quello, non quando sono fuori al sole forte. Sono molto fortunato. Ma sono un oggetto di moda, gli occhiali. Ma lo sapete che gli occhiali in Italia sono un oggetto anche di grande economia, di grandi investimenti, che noi siamo l'unico paese al mondo con un'associazione di progettisti degli occhiali, addirittura, perché ne abbiamo così tanti. Allora, se possiamo interfacciarci con l'oggetto occhiale come un oggetto di moda che ci qualifica, che ci identifica, che ci dà qualcosa della nostra personalità, qualcuno mi deve spiegare perché non lo possiamo fare con una carrozzina. Certo. Che differenza c'è? Perché una carrozzina non può essere sexy come gli occhiali? Non può esprimere la mia personalità? Effettivamente lo può fare, però noi insegniamo ancora alla società che è una cosa ghettizzante. E no, è semplicemente il modo in cui uno va in giro. Qualcuno usa la Lamborghini, qualcuno usa la carrozzina con il motorino attaccato davanti ed è felicissimo di farlo. Certo. Ecco, questa era la prima delle due cose che ti volevo dire. L'altra mi sono dimenticato, quindi fa niente.
E l'altra potremmo appunto dire magari che anche in chiusura di questo incontro, perché è davvero bellissimo, Pete, perché noi staremo qui ad ascoltarti per ore, che era molto interessante quel concetto di custom, no? Di cui hai parlato tu prima. Ecco, a me ha interessato molto il parallelismo con la spesa della salute, no? Legata al sistema sanitario, perché effettivamente noi non ci rendiamo conto, ma essendo un paese comunque che va verso una popolazione sempre più anziana, avremo bisogno di ottimizzare la spesa, ma quasi mai nessuno si rende conto di quanto in realtà avere un ambiente accogliente potrebbe veramente essere un ottimo strumento per abbatterne i costi, no? E infatti oggi ci scriveva anche via chat in realtà un commento di una nostra partecipante che sentiva un intervento sulla radio, quindi questo può essere anche una cultura proprio popolare spiccia, no? Sentivo oggi per radio che i cosiddetti barboni, i quali non hanno una residenza, non hanno diritto all'assistenza sanitaria, ma solo le prestazioni di primo soccorso. Ogni prestazione di pronto soccorso ha un costo variabile dai 150 ai 400 euro, mentre un medico di famiglia costa circa 50 euro l'anno. Questa associazione di avvocati volontari si sta battendo per cambiare la situazione, per poter dare un medico di base anche a questo tipo di persone in difficoltà. Ecco, questo mi viene a dire che effettivamente è uno di questi piccoli semi, no? Anche degli enti di categoria, perché tanto hai spesso volte citato le associazioni, ma gli enti svolgono un importante servizio a favore dell'innovazione, no? Perché sono circondati e popolati di persone, no? Sì, assolutamente. Guarda che il design for all comprende anche il design strategico della nostra società. Bisogna riprogettare alcuni elementi, se non tutto, la nostra società. E in questo senso, in questo caso emblematico, ma che senso ha dare una fattura fino a 400 euro per un intervento a pronto soccorso a chi non ha nemmeno i soldi per comprarsi da mangiare? Che senso ha? Allora ci stiamo nascondendo dietro un dito. Certo. Stiamo dicendo che la società è così ricca che possiamo tutti pagare quella cifra, ma in quel caso non dovrebbero esistere le persone che non se lo possono permettere. Bisogna progettare ogni ambiente, ogni prodotto, ogni comunicazione, ogni sistema e anche ogni struttura, ogni società, in base alla realtà. Se esistono persone, i cosiddetti barboni nella nostra società, non dobbiamo escludere, dobbiamo comprenderli nel progetto della nostra società, perché ci sono, è un dato di fatto. Certo. A me non me ne frega niente della politica pro o contro. L'esistenza è l'unica cosa che mi interessa. Loro ci sono e quindi li devo prendere in considerazione nel progetto. Certo, perché è un dato oggettivo. È un dato oggettivo, sì. E troppe volte noi troviamo anche i palazzi costruiti, progettati e costruiti non per la realtà umana, ma per un dato esoterico. Per il maschio 25enne atleta olimpionico in perfetto stato di salute, che nasce così, non muore mai, non ha mai le difficoltà del bambino, non rompe mai la gamba, non invecchia mai, non è donna, quindi non ha la mestruazione, non finisce mai incinta. Ecco, tutte queste cose qui, però non riflette la realtà della nostra società. Sarebbe ora anche di crescere e di smetterla con queste finzioni. Certo, assolutamente. E con questo guarda, forse è ora che mi taccio. No, invece secondo me hai sollevato, penso di poter parlare a nome di tutti, hai sollevato dei temi veramente fondamentali che varrebbe la pena approfondire con grande consapevolezza, ecco. Però noi abbiamo questo tempo a disposizione, ecco, io direi che forse la cosa che mi ha colpito di più il mio cuore, ma perché noi siamo impegnati con le persone tutti i giorni, come dicevi giustamente tu prima, lo slogan del People Come First, no? Quindi andiamo, ti salutiamo con questa idea, perché davvero questo è un po' forse le fondamenta di tutto quello che ci hai raccontato oggi e anche di una mission privata e di una mission professionale e parliamo appunto a questo punto con Riccardo di un'altra esperienza che è emersa con Enrica, perché abbiate pazienza perché abbiamo fatto la scaletta, con Enrica Alberti, di un'esperienza che nasce dalle persone, quindi dalla valorizzazione a livello proprio di coprogettazione di una comunità che
coinvolge parte dall'idea di una cooperativa, la cooperativa Visaviso, di cui Enrica è presidente. Allora, intanto che Enrica la sentiamo, se è collegata, se ha il microfono acceso, ricordo a tutti che Pete Kercher resterà con noi, quindi fino alla tavola rotonda finale. Ovviamente c'è la possibilità di sentire poi la condivisione del registrato poi su YouTube, però sappiate che resta con noi come nume tutelare del nostro People Come First. Allora, Enrica, adesso che... Mi sentite? Che stavo parlando? Ok, ci sei, sì, perfetto. Allora, Enrica è la presidente della cooperativa Visoviso. Io ho fatto un po' di, ho parlato con Enrica e poi abbiamo, ho frequentato il suo sito, quindi ho visitato virtualmente Ostana e quello che è la bellezza del progetto che hanno realizzato. Mi ha colpito, prima ancora di parlare di qual è stato il progetto, quindi di Ostana, di rivalorizzazione, mi ha colpito quelli che sono gli input, no? Gli obiettivi che loro come cooperativa Visoviso si sono posti. Perché è un obiettivo innanzitutto molto ambizioso, ma molto realistico. Ecco, nel senso che nella presentazione della cooperativa voi online troverete nell'home page un testo che identifica già le aree, quindi il benessere, la salute, il welfare comunitario, il turismo di sostenibilità e della cultura, la valorizzazione dei prodotti locali e del territorio e un percorso dalle infinite sfumature. Ecco, io credo che questo sia l'aspetto principale di grande curiosità per raccontarci, introdurci in questo meraviglioso mondo di Ostana, consapevoli del fatto che in un quarto d'ora sarà difficilissimo per te, Enrica, andare al cuore del discorso, ma ci proviamo. A te la parola, Enrica, grazie di essere qui con noi. Grazie mille, cerco di condividere lo schermo con voi. Sì, lo vediamo. Presentazione, ditemi se... Sì, perfetto. Ok, perfetto. Allora, oggi vi porto a Ostana per raccontarvi questa storia di rigenerazione alpina. Di un paese che ha fatto della bellezza e dell'ospitalità, dell'inclusione, i suoi punti forti. Come ha detto Caterina, io sono presidente della cooperativa di comunità Viso a Viso, che è nata l'anno scorso, proprio durante il lockdown, quindi anche come diceva Pete, anche a Ostana diciamo, non abbiamo limiti su, non diciamo mai non si può fare, ma lo facciamo, cerchiamo di farlo. E già il nostro logo evoca questi due volti che si guardano in modo appunto diretto e dialogante, che rappresentano un po' la cooperativa e la comunità. Siamo una cooperativa di lavoro, ma chiaramente abbiamo sempre questo dialogo continuo con la comunità, col territorio dove viviamo. Come avete visto, siamo davanti al Monviso e la nostra storia è molto legata a quella di Ostana, quindi vi racconterò un pochettino il processo che nei decenni si è svolto in questo territorio. Siamo in Valle Po e Ostana è un comune multicentrico con una decina di borgate che si sviluppano tra un'altitudine tra 900 e 2000 metri sul livello del mare. E dovete pensare che 100 anni fa vivevano nel paese, aveva 1200 abitanti, che poi sono diventati 5 negli anni 80, 5 persone che vivevano durante l'inverno, per lo più anziani, dovuto al grande spopolamento che l'industrializzazione della pianura ha portato con sé. Questo fenomeno è stato in parte già invertito, oggi siamo una novantina di residenti e 50 persone che vivono tutto l'anno, quindi anche in inverno a Ostana, comprese delle famiglie con bambini anche piccoli, quindi un messaggio molto di speranza. Diciamo che la rinascita di Ostana ha una data simbolica certa, che è il 1985. In quell'anno un gruppo di persone che viveva a Torino, ma che aveva origine, erano originari di Ostana, decide di non voler far morire il paese e vince le elezioni comunali. Questo gruppo, con il sindaco Giacomo Lombardo, ha una visione molto chiara e anche innovativa dei punti da valorizzare per riportare il paese a una vita, diciamo, normale. L'architettura alpina, il patrimonio culturale e l'ambiente naturale sono i punti da cui sono partiti in quegli anni.
E questo per creare di nuovo una montagna dove si potesse vivere e non solo andare in vacanza. Si sono adottate delle strategie innovative, che oggi chiamiamo innovative, allora erano probabilmente solo impopolari, ma poi negli anni si sono rivelate essere di successo. Quindi spesso l'innovazione oggi... è impopolare, è qui il bello della sfida. Esattamente. In particolare per l'architettura alpina potete immaginare che in quegli anni non si era costruito nulla, non c'erano edifici nuovi e quindi si decide di consentire le ristrutturazioni ma non i nuovi edifici, e le ristrutturazioni dovevano essere fatte e ancora oggi devono essere fatte con determinati materiali, con la pietra, con il legno, con i tetti in lose, le facciate in un certo modo. E chiaramente questo arricchisce il paese di bellezza, e negli anni, mi sembra 2008, Ostana riesce a entrare nel club dei borghi più belli d'Italia. E quindi sicuramente è stato un riconoscimento poi per tutto un processo molto lungo che è avvenuto appunto in quegli anni. Oggi Erika, ti sentiamo un po' distante, se puoi avvicinarti solo al microfono leggermente. Sì, perché adesso intanto mi sentite meglio? La rete che va... Adesso sì, grazie, perfetto, grazie mille. Oggi il tema relativo all'architettura è legato molto anche alla sostenibilità, ambientale delle case. Il patrimonio culturale è stato un altro elemento molto importante, questo perché ha dato consapevolezza alla popolazione, agli abitanti stessi. Ostana è un paese di lingua occitana, che è questa lingua che si parla dalla Catalogna in Spagna, lungo tutto il sud della Francia fino ad alcune valli delle Alpi occidentali piemontesi. E porta con sé una tradizione ricchissima di cultura che va addirittura fino al mondo trovatore. Quindi si sono organizzati negli anni tantissime iniziative di tipo letterario. Per esempio, io qua cito il premio Ostana Scrittura in Lingue Madri, che è un premio che facciamo tutti gli anni, e Ostana diventa una Babele di lingue in quel momento, in quel weekend bellissimo, ma anche tanti eventi appunto ludici o appunto di divertimento, di balli. E questo chiaramente ha creato una grande coesione della comunità e ha fatto sì che ci fosse una crescita culturale proprio nel paese. L'ambiente naturale, vabbè, quello viene un po' da solo, siamo un balcone davanti al Monviso, però chiaramente per renderlo accessibile negli anni si sono fatti molti lavori di recupero della sentieristica, della cartellonistica, e oggi si può fare appunto un turismo slow, un turismo per piccoli numeri immersi nella natura, e a pochi chilometri abbiamo Crisolo, Pian del Re, quindi tutto il massiccio del Monviso. Vi do ancora qualche data importante secondo me per la storia del paese. Nel 2004 Giacomo Lombardo viene di nuovo eletto sindaco di Ostana e il Consiglio Comunale si apre ad esterni, attirando nuove competenze e alleanze nel paese. E questo è stato un momento molto importante, che poi si riflette soprattutto nel decennio 2011-2020, quando appunto nascono tantissime attività economiche. Le attività economiche nel paese, prima nel 2010 non esistevano, potete immaginarvi, non c'era proprio nulla. Però queste attività economiche hanno sia nascono da una collaborazione pubblico-privato, che da privati che hanno creduto nel progetto Ostana e quindi investono nel paese e aprono delle attività. Tornano dei prodotti locali che non esistevano più, e contemporaneamente, visto che Ostana inizia a essere conosciuta, si creano dei centri di formazione e di innovazione sul territorio, legati all'università, legati alla scuola di cinema, per esempio, o alla stessa cooperativa di comunità. Nel 2019 viene eletta nuova sindaca Silvia Rovere, che rappresenta, diciamo, un passaggio generazionale a livello amministrativo e assicura il futuro, diciamo, politico del paese stesso. Come potete immaginare, tutte queste attività economiche si riflettono su una eterogeneità della comunità molto forte.
E in effetti a me piace un po' descrivere la comunità giustana come tre gruppi che interagiscono, si confrontano e disegnano insieme il futuro del paese. Vi sono i nativi, che sono originari di Ostana, i non nativi, io sono una di quelle, vengo da un altro territorio e ho deciso di vivere a Ostana, e poi dal 2017 vi è anche un gruppo di rifugiati, perché il comune in quegli anni decide di dare un segno, una risposta alla grande crisi migratoria, creando un centro di accoglienza straordinaria. E quindi riusciamo appunto, ospitiamo 6 pakistani sul territorio, oggi ne sono rimasti 2, speriamo presto uno riesca a fare il ricongiungimento familiare con la propria famiglia, dopo 4 anni. Vi faccio alcune fotografie anche di momenti di incontro di questa comunità, che chiaramente si incontra per momenti ludici, ma anche per momenti di lavori volontari per il bene comune. Il comune, noi siamo un piccolo comune, non abbiamo grandi risorse economiche e quindi il lavoro volontario è importantissimo. Poi appunto ci sono altri momenti quando abbiamo fatto eventi per proprio di incontro tra rifugiati, bambini, adulti, insomma proprio per la conoscenza reciproca delle nuove parti della comunità che man mano si vanno aggiungendo. Come vedete, la collaborazione tra pubblico e privato è un aspetto molto importante. Il Comune negli anni ha cercato sempre dei fondi per costruire degli edifici, anche di alta qualità architettonica, che poi fossero adatti a delle attività economiche. Potete vedere per esempio il Rifugio Garaberna, il centro culturale con un bar e un ostello, c'è una panetteria, un centro benessere di prossima apertura con un poliambulatorio. Vi faccio vedere queste strutture perché corrispondono chiaramente all'insediamento di persone sul territorio. Quindi il rifugio viene gestito da una giovane famiglia, i panettieri sono 2 giovani ragazzi della pianura che si sono trasferiti in montagna, e la stessa cooperativa Viso a Viso è composta da 9 soci con percorsi personali e professionali diversi, che però amando appunto particolarmente il territorio hanno deciso di investire e dedicare del tempo e delle energie sul territorio. Allora, le nostre attività, come ha detto prima Caterina, sono soprattutto nel campo della cultura, della ricezione turistica, del benessere e della formazione. L'anno scorso noi abbiamo aperto a luglio, agosto, quindi potete immaginarvi che anno è stato per noi. Però insomma, nonostante le aperture adesso a singhiozzo, abbiamo organizzato diversi eventi sia outdoor che indoor, quindi concerti, laboratori con artigiani del territorio, con artisti, trekking sommeggiati, trekking letterari. Abbiamo inaugurato una piccola biblioteca, la sezione ragazzi della biblioteca di Ostana, proprio perché vogliamo che il centro culturale e la cooperativa diventi un riferimento per la comunità e non solo, per avere un momento per passare un momento di relax, per vedere gli amici, ma anche per avere degli stimoli culturali, per riunioni di lavoro, perché crediamo che nonostante siamo appunto in un paese geograficamente diciamo definito marginale, la qualità e gli eventi che noi organizziamo non vogliono essere marginali, vogliono essere di qualità e così da avere una grande offerta sia per la comunità che per chi viene a visitarci. Ecco, l'invito da Siegfried a parlare oggi in questa occasione mi ha anche permesso di raccogliere un po' le iniziative che sono state fatte negli anni per rendere più accessibile il paese a tutti. C'è partendo da qua abbiamo Ostana Libro Aperto, che è un progetto nato intorno al museo etnografico, che ha installato in diversi punti del paese e anche di sentieri dei cartellini con i QR code, quindi semplicemente con lo smartphone chiunque può sentirsi raccontare delle storie sulla tradizione o storie dei luoghi da cui transita.
quindi è proprio una soluzione un po' per tutti. Poi abbiamo dei sentieri che hanno della cartellonistica scritta in braille e anche il Bosco Incantato, che è un bosco di un privato che tra l'altro sta partecipando al corso, che saluto, Bruno Bosta, è un bosco con dei percorsi naturalistici e del benessere, che appunto anche loro hanno inserito delle indicazioni in braille proprio per rendere più accessibile il loro bosco. Il comune di Ostana è in dotazione una Jolette, che quindi può essere richiesta da gruppi che sono abilitati appunto all'uso di questo mezzo. Vi ho messo anche delle foto di lavori in corso, stiamo attrezzando un parco giochi per bambini con una rampa e con dei giochi accessibili anche a chi può appunto avere delle disabilità motorie. Nel paese vi sono, sia nel rifugio della Berna che nel centro culturale, sono stati installati degli ascensori e quindi i piani possono essere usufruiti da tutti, e anche, appunto, di nuovo sempre working in progress, stiamo finendo di costruire un ascensore che dà accesso alla panetteria, al poliambulatorio, una zona mercatale. Quindi, nonostante siamo appunto in montagna proprio in salita, diciamo, cerchiamo di renderla montagna un po' per tutti. E poi ho inserito la mascotte di Viso a Viso, che è Ulisse, è l'asino della nostra cooperativa, con cui facciamo i trekking sommeggiati, e credo che sia un ottimo mezzo, diciamo, di relazione tra diverse fasce di popolazione, quindi dei bambini, gli adulti o persone con esigenze particolari, verso la natura, come mezzo per conoscere la natura e il territorio, e credo che sia appunto assolutamente interessante anche come soluzione. Quindi io spero di avere in pochi minuti raccontato un pochettino la bellezza e anche appunto l'inclusione e l'accessibilità di questo luogo, e vi aspettiamo chiaramente a Ostana. Allora, sicuramente con l'auspicio di poterlo fare anche di persona, no? Appena il prima possibile, perché sarebbe veramente bello poi al termine di questo percorso trovare un momento, uno spazio per accoglierci, no? E includerci tutti quanti insieme. Hai raccontato molto bene in realtà un'avventura che segue un po' il processo, no? La buona pratica come processo di cui parlava prima Pitt, perché quanto di meglio una comunità che si rinnova, no? Quotidianamente, nella logica anche di andare incontro ad un'economia, perché questo, le attività che sono state attuate e appunto in costante evoluzione vanno anche in quella direzione, no? Quindi anche nella rivalorizzazione economica di una comunità, di un paese, di un borgo, quindi questo sicuramente come elemento essenziale di innovazione. È arrivato un complimento da parte di Marina, che nella chat scrive: siete veramente molto bravi e avete fatto rinascere un gioiello. Ha parlato di investimenti pubblici e privati per quanto riguarda il denaro, immagino che la maggior parte del denaro sia arrivato dal pubblico e che voi avete messo tanto entusiasmo e competenza. È vero il mio pensiero? Sì, ci sono anche privati che hanno fatto grandi investimenti, chiaramente ecco. Il pubblico ha dato una grande mano e dà sempre una grande mano anche ai privati. Proprio perché l'obiettivo è quello del ripopolamento, di riportare persone, e le persone si riportano esclusivamente se ci sono delle possibilità di lavoro. Diciamo che abbiamo anche la fortuna che sono arrivate molte persone con progetti e con un pensiero anche di un certo tipo di sviluppo, quindi su piccoli numeri, sostenibili, eccetera, che hanno messo chiaramente tanta passione e tanta dedizione. Non ci arricchiamo in montagna, ma cerchiamo di avere un buon stile di vita e una buona qualità di vita.
Eccoci allora, ringraziando quindi Enrica perché poi avremo modo per la tavola rotonda di fare qualche domanda. Adesso inizia l'avventura di Riccardo, nel senso che è un'avventura che è iniziata già qualche anno fa. Riccardo, quando ci siamo sentiti al telefono, mi ha raccontato la storia della Pietra Felice, che poi in realtà è una storia a tre per molte persone in più, nel senso che è una storia che nasce da Riccardo, Anna e Nemo. Non svelo chi sia Nemo perché secondo me sarà un dettaglio piacevole per tutti, ma a prescindere da questo, l'elemento che mi è piaciuto molto della storia di Riccardo, che poi vi racconterà, è che c'è sempre poi una chiave personale, no? In quello che facciamo anche a livello professionale. Spesso forse anche un po' il motore, no? Quell'energia, quel vissuto che anche se non deve avere per forza delle grandi entità, ma anche solo piccoli episodi, genera magari in noi, fin da quando siamo in bambini o in età più adulta, quello spirito innovazione e di piccola rivoluzione, no? Di cui abbiamo parlato prima. Ecco, Riccardo ha fatto questo percorso logico con un'esperienza precedente nel mondo del marketing, quindi arriva da un mondo del lavoro multinazionale, quindi se ci pensate bene è molto differente da quello della Pietra Felice, ma adesso Riccardo ci racconterà un po' meglio la sua storia e partirà poi da una domanda, perché innanzitutto vogliamo sapere bene chi è Nemo. E poi, a prescindere da Nemo, la domanda che è finita la tua presentazione, perché sicuramente tu saprai come andare a spiegare molto bene la vostra avventura, che mi ha colpito molto, è una domanda molto semplice. Ma Luca, ci passa? A te, Riccardo, la parola. Ciao a tutti, io ringrazio Citifend, ringrazio Caterina di avermi dato questa opportunità. E ringrazio di avermi fatto conoscere Pete, che posso fare una un piccolo inciso che non c'entra, ma lui ha detto il 99% delle cose che penso, non solo, posso aggiungere 8,7 milioni di lavoratori in più sul turismo accessibile, 2012 dato dal Sole 24 Ore, per te Pete, e alcuni dati, io me li ha detti già tutti lui, per cui... Il dottor Ambrose, che era direttore della rete europea per il turismo accessibile, ha dato i dati di Pete, 80 milioni di persone con disabilità. L'Inghilterra aveva 2 miliardi di sterline di fatturato per il turismo accessibile nel 2009. La Germania 2,5 miliardi di fatturato solo per il turismo accessibile. Pete, ti ringrazio e ti abbraccio virtualmente se non ti conosco, ma spero un giorno di farlo di persona, perché vedrai che troverai molte delle cose che dirò secondo i tuoi dettami proprio, assolutamente. Allora, io ho 62 anni e sono nato a Venezia. A Venezia credo che sia la peggiore città al mondo per la disabilità, purtroppo per come è fatta. Ci sono tanti e tanti scalini, ci sono questi ponti, poi abbiamo aggiunto la stupidità umana che ci ha permesso di fare un ponte di Calatrava, che credo che sia il peggior esempio di architettura nel mondo, e ce l'hanno messo lì. Io 55 anni fa andavo in prima elementare e avevo un amico che aveva la poliomielite. E quindi viaggiavo in carrozzina o con degli apparecchi particolari molto, molto difficili da portare e dolorosi anche. La mamma era una persona molto intelligente e ci faceva accompagnare il suo figliolo quando andavamo in giro a giocare insieme con noi. Lui era assolutamente coinvolto ed era insieme con noi. Ma questo non è che aiutava solo lui. Aiutava anche noi a capire certe cose. Da quella volta, io poi sono di parte, nel senso che sono figlio d'architetto e ho studiato, diciamo, su quel settore là, anche se non mi sono laureato, ma mi sono sempre posto, ho avuto la fortuna di girare il mondo, ma la prima domanda che mi facevo quando andavo in un ambiente, in un albergo, in una stanza, in un ufficio, in un museo, la prima domanda che mi sono sempre fatto da quando avevo 6 anni è: ma Luca ci passa? Ma Luca ce la fa a venire qui? Perché non posso portarmi anche Luca? Cioè, e questa cosa mi ha sempre fatto impazzire. Poi il percorso della vita mi ha portato a,
ad altri lidi, fino a che a un certo punto, a 55 anni, ho detto cosa voglio fare da grande. Da grande ho costruito, assieme a Anna, la mia insostituibile compagna, una struttura che avesse tutte le caratteristiche che diceva Petes prima. Cioè non mi interessava fare una struttura per i disabili, voglio fare una struttura per tutti. Cioè siamo tutte persone con difficoltà da deambulare, persone con difficoltà a vedere, a sentire, a qualsiasi cosa, ma siamo tutte persone che vogliono andare in vacanza. Io non voglio andare in vacanza in un ospedale. Quei bagni assurdi, che sono anche complicati, e persone in sedia a rotelle mi hanno detto che hanno delle difficoltà anche a usare quei bagni, per me non vuol dire andare in vacanza, vuol dire andare in ospedale. Ed è una cosa assurda. Io pago per stare bene, non per stare male. Allora l'idea era di fare qualcosa che fosse per tutti. E lì, sempre prendendo quello che diceva Pete prima, mi sono affidato sì all'architetto, perché per forza dovevo farlo, ma mi sono affidato anche a una persona in sedia a rotelle che mi dicesse come vedere il mondo da quel lato. E ho imparato alcune cose, tipo che costruire questa struttura non accontentava tutti. Cioè è impossibile accontentare tutti, perché di questo disponevo, non potevo fare tutto quello che volevo. Lo spazio era quello, però potevo fare quel che potevo in quello spazio lì. Allora, assieme a Egidio, che mi ha aiutato, e all'architetto, che è un architetto intelligente, al costruttore, che però me lo sono scelto anche particolare, perché... è stato l'allenatore per due Olimpiadi della nazionale italiana di curling per disabili. Okay. Ha fatto due Olimpiadi. Egidio, anche lui, è un olimpico, un paralimpico di curling. Per cui mi sono fatto aiutare e abbiamo creato quello che poi magari vedremo dal filmato. Un piccolo flash per le due mie anime, cioè l'uomo di business e l'uomo sociale. Allora, per l'uomo sociale, secondo me, nel PIL ci bisogna fare entrare la felicità assolutamente, e quindi far stare bene, ma io sto bene se stanno bene anche gli altri, perché stare bene da soli non si sta bene. Certo, è vero, una condizione di riflesso. Ok, mia moglie insegna economia, è un economista, per cui per lei il PIL è sbagliato come visto, ma bisogna vederlo anche attraverso altri parametri nuovi. Mentre l'uomo di business dice, però ci sono anche dei risultati. Se faccio star bene tutti, il mio range di attività si allarga. Perché no? Pensiamo che una persona con disabilità viaggia con un fattore moltiplicativo 2.8, cioè ogni persona ha minimo 2/3 accompagnatori. Esattamente. Non è banale questo, eh? Non è banale. Vabbè, a questo punto parte il progetto. Questo è il progetto originale e parte da una frase di Italo Calvino. Questo l'ho scritto nel 2012. Di una città tu non ammiri le 77 meraviglie, ma la risposta che dà alla tua domanda. E questo, volevo rispondere a delle domande. Cosa volevano le persone che venivano da me? Tutte però, non una sola, o non un tipo di persone. Uomini, donne, grandi, piccoli, magri, alti, tutti. E così abbiamo creato questa, assieme con Anna, questa struttura. E poi mi sono posto, venendo dal marketing, avevo in testa le 4P, che erano il prezzo, il prodotto, il placement e la promotion. C'era le 5C e io mi sono inventato le 3A, dove accessibilità è l'ultima. Perché? Perché se prima non abbiamo accoglienza e se prima non abbiamo attenzione verso l'altro, non ci può essere accessibilità. Quindi io posso avere tutte le... E sono stato in stanze d'albergo dove la stanza obbligatoria, accessibile, era in fondo davanti con la finestra che dava davanti a un muro. Questo è intollerabile. Vuol dire che non te ne frega niente delle persone. Ok?
Per cui queste tre A sono sempre state, ma l'accessibilità sì, fisica ci può stare, dopo ci si aiuta. Se tu hai la capacità e la voglia di essere accogliente, ma con tutti, e avere attenzione verso il tuo ospite, perché alla fine sono degli ospiti, non sono clienti, passano di livello, non prendono e vanno via e scappano, sono prendono e vanno via, devo farli rientrare e ritornare, quindi diventano miei ospiti, poi diventano anche amici. Certo. E quindi si crea un legame. E che altro dire? Ci sono anche, ecco, una cosa che ho sempre portato avanti da 10 anni a questa parte è stato che da solo non potevo fare niente, perché il problema è che quando vengono da me, dopo, in Valle d'Aosta, hanno delle possibilità? Devo dirglielo cosa possono fare, perché non possono venire in vacanza e stare da me tutto il giorno, stanno a casa loro, è uguale. Allora, ci sono maestri che hanno la specifica abilitazione per accompagnare in snowboard o col fondo, con la discesa, persone che hanno diverse difficoltà. Ci sono posti, abbiamo la Skyway, che a volte non lo sa, che è un posto meraviglioso, dove è tutto accessibile fino in cima, cioè una persona in sedia a rotelle, diciamo, parte dal parcheggio e arriva su in cima senza trovare nessuna difficoltà e senza l'aiuto di nessuno. Quindi, due cose consiglio ai colleghi che si mettono a fare queste cose qua. Naturalmente non ripeto tutto quello che ha detto Peter, perché è sacrosanto, lo firmo, dov'è da firmare lo firmo, perché è assolutamente vero. E questo lo vedrete poi, non solo di fare le cose, ma farle conoscere. Cioè, siccome non si possono accontentare tutte le disabilità o tutte le difficoltà, fate vedere dalla vostra struttura quello che si può fare. Così, perché dire che è una struttura accessibile non è giusto, non è corretto. Il simbolo della rotellina, della sedia a rotelle che c'è in vari posti, non è esaustivo. Certo. Assolutamente. Da me possono arrivare certi tipi di carrozzine, ma semplicemente perché non avevo spazi per fare altro. Però avrei fatto di più, però quello avevo. Magari non posso, ho difficoltà a far arrivare, magari, non so, un celiaco, perché adesso sto inventando, perché la mia cucina non è adeguata, eccetera. Però facendo vedere, cioè una persona che ha una difficoltà, qualsiasi difficoltà, che vede un filmato, qualcosa, ma non basta le fotografie, il filmato, anche io l'ho fatto a bassissimo costo, lo vedrete, non è un film de sé, ma è veramente fatto molto in maniera casalinga, però serve a dimostrare quello che si può fare. L'ospite può dire, guarda, lì posso andarci, lì no. Spero di essere stato... Chiarissimo, esaustivo. Chiarissimo, secondo me, assolutamente niente. Sì. Se c'è tempo, facciamo possiamo far vedere questo filmato. Allora, io chiedo a Luisa se vuole condividerlo. Grazie, Riccardo. Sei stato chiarissimo e a me è piaciuto molto l'idea del da solo non posso fare niente e che una struttura comunque va inserita nel proprio territorio, no? Cioè, per noi è stato veramente un piacere anche essere coinvolti dall'ETL del Cuneese in questo corso, perché è fondamentale che il territorio sia il primo a coinvolgere gli operatori turistici, perché così sì che possiamo fare rete, possiamo cambiare l'offerta turistica, no? Perché se no da solo non facciamo offerta. Io dico che ci sono le, diciamo, tre personalità giuridiche che possono fare molto, e sono i privati, il pubblico, il terzo settore. Il terzo settore che ha le competenze, la sensibilità e l'esperienza. Il pubblico che può aiutarci ormai non più con i soldi, ma magari con le agevolazioni, con la burocrazia. I privati, sia noi che possiamo mettere qualche soldino, ma anche i tecnici, gli addetti al settore. E solo insieme riusciamo a fare, se no altrimenti. Certo, e noi mettiamo anche le guide, gli accompagnatori, sì, cioè persone pronte per accogliere per in questo senso, no? Ok, vedete lo schermo? Sì, 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 se vuoi portare lo schermo intero, perfetto.
da Felice, sono Riccardo. Ciao Riccardo, sono Egidio. Ciao Egidio, come stai? Io bene, grazie. Tu come va? Bene, bene, ti sto aspettando. Io sto arrivando, sono a Intro, sono veramente vicino. Ascolta, ti ho preparato un fantastico set di prodotti vantostali. Alla grande, molto bene, grazie, grazie molto. Benissimo, io ti aspetto, sono qui. Ci vediamo tra un attimo, ciao Riccardo, grazie. Quando viaggio cerco una sistemazione che mi dia libertà di movimento. L'assenza di barriere mi dà la possibilità di approfittare di un vero momento di relax dopo un'intensa giornata tra le montagne della Valle d'Aosta. Qualità che trovo qui alla Pietra Felice. Ogni volta che vengo a trovare Riccardo è come incontrare un amico. In fondo, la Pietra Felice è la mia casa in montagna. Qui posso riposarmi nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, senza limiti alla mia libertà. Ecco, questo filmato va esattamente di pari passo quello che più volte abbiamo affrontato come contenuto sulla comunicazione veritiera, no? Anche nell'andare a trasferire molto bene quello che si può e quello che non si può fare, alle volte anche indirettamente, no? Perché andare a parlare di quello che non si può fare già per predispone l'interlocutore in qualcosa di negativo, no? Invece raccontare quello che si può fare dà anche la possibilità alle persone che stanno cercando un'esperienza turistica a dire quello che per me può funzionare e quello che per me non può funzionare. Si genera così già di per sé, no? Un approccio virtuoso della mancanza del fraintendimento iniziale, no? Del generare un'aspettativa che poi non viene corrisposta. Quindi questo assolutamente può essere interessante. Dopodiché io chiederei a Pete, visto che è stato citato più volte, sia da Riccardo che nell'interlocuzione anche di Erika, che cosa ne pensa di questi due esempi? Tenendo presente appunto che è un parere assolutamente personale, però che cosa ne pensa e quali sono secondo lui le dinamiche che possono innescare? Beh, per prima cosa complimenti ad Enrica e a tutta la squadra di Viso a Viso, perché ho visto anche il commento a destra che ci sono molti borghi in montagna e altrove dove questo si potrebbe fare, si sprecano effettivamente. E non dimentichiamoci che abbiamo anche i casi del cratere, per esempio in Abruzzo, in Umbria, dove questo tipo di lavoro potrebbe riportare la popolazione dopo tanti, tanti anni anche di assenza, costretta dal fatto che non potevano neanche vivere nelle proprie case. Molti hanno sloggiato per andare a Roma o a Pescara, per esempio, e adesso pian piano si ritrovano. Quello che diceva Enrica è giustissimo: se non c'è lavoro, con che cosa ci vivo? Quindi occorre avere questa visione allargata anche, se è possibile combinarla anche con quello che diceva giustamente Riccardo a proposito del turismo. Lo dice anche, non so se conoscete Roberto Vitali, Village for All, lo dice sempre Roberto, il turista con disabilità è anzitutto turista. Quindi non è che ci va per stare in una camera accessibile, per quanto possa essere bella, ci va in un posto
perché quella camera accessibile è una delle catene dell'accessibilità del servizio, dell'esperienza turistica che serve a tutti. E quindi ben venga, ma noi possiamo anche immaginarci questi borghi che riprendono a vivere grazie proprio a questa attenzione ulteriore, direi, e che forse proviamo a vedere, senza offendere nessuno che magari ha perso anche dei cari con questa pandemia, ma proviamo a vedere il lato positivo delle sfide che ci affrontano adesso, che c'è un ritorno, perlomeno sinora in testa, se non lo possiamo fare ancora fisicamente, ma al turismo locale, al turismo di esperienza, al turismo alternativo, sostenibile, nei borghi, nelle montagne, nelle colline, dove possiamo ospitare dei gruppi piccoli, far rivivere questi luoghi che non sono necessariamente limitati da una stagionalità come il turismo tradizionale di massa, quella balneare o anche quella di montagna, la classica villeggiatura è limitata a un paio di mesi, ma questo tipo di progetto può ampliare veramente l'estensione della stagione turistica in modo intelligente. Vorrei aggiungere una cosa che secondo me serve anche per completare il quadro. Chi deve decidere di venire in un luogo lo fa sicuramente aiutato molto da un video come quello che Riccardo ci ha fatto vedere, questo sicuramente. Lo fa anche se può avere una serie di dati obiettivi in anticipo. Quello che ci dice Riccardo è giustissimo. Non dobbiamo pensare di poter progettare per tutti. Design for all anche non significa questo, non significa una misura che va bene per tutti. Significa includere il massimo numero possibile delle persone con un progetto unico o al limite facilitare l'uso di qualche accorgimento o il numero minimo di accorgimenti per aggiungere altre persone. Ma noi dobbiamo pensare che il design di questi luoghi può beneficiare da un coinvolgimento delle persone anche in anticipo, da un'informazione che forniamo loro basato unicamente sulle cose che troveranno, e quindi poter rispondere in anticipo e dargli la possibilità di decidere autonomamente questo fa per me o non fa per me. Io sono in grado di superare un dislivello di 5 gradi? Bene. Se non lo sono, voglio sapere, non voglio che uno mi dica è accessibile, come diceva Riccardo. Voglio che uno mi dica quanto è il grado, perché così posso decidere se posso superare o meno. Voglio sapere le distanze, voglio sapere i mezzi pubblici che possono farmi arrivare, se quei mezzi sono accessibili a chi e in che maniera, il costo, le frequenze. Voglio sapere in cucina, il celiaco non è tanto difficile, Riccardo, più difficile è kosher forse, perché richiede certi accorgimenti, ma voglio sapere questo in anticipo. Siete in grado di rispondere, avete la flessibilità di rispondere a queste mie esigenze? Magari sto chiedendo qualcosa che non è nella vostra esperienza, e quindi, per esempio, se io dico voglio portare 3 persone dalla Cina e non vi dico altro, lo sapete che questo significa che devo fornire una cucina che non contiene lattosio? Ecco, certe cose dobbiamo presumere di sapere, altre cose invece conviene informare, ma sarebbe meglio se il cliente ce lo specificasse. Però se arriva in buona volontà senza sapere che noi non lo sappiamo, perché per quella persona è così naturale che l'intolleranza al lattosio, perché se arriva dalla Cina, lo sono quasi tutti,
Qui può esserci qualche volta la lacuna della comunicazione fra cliente e fornitore del servizio, ma in generale noi non dobbiamo promettere l'accessibilità to court, ma dobbiamo semplicemente dire questo è quello che io posso offrire e già che ci siamo questo è anche il contorno, quindi ulteriori informazioni e così via. A proposito, posso anche aggiungere una cosa in più, quella che mi ero dimenticato prima. Perché Riccardo mi ha fatto spuntare la memoria dicendo che aveva deciso che cosa voleva fare da grande e l'aneddoto mio è che io ho 67 anni, non ho ancora deciso cosa voglio fare da grande. Io affronto le sfide di tutti i giorni e mi appassiono per le nuove cose. Quindi... Ho detto che me lo sono chiesto, ma non ho detto che l'ho deciso. Ah, bravo, 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 hai ragione. E infatti questo anche perché ognuno di noi poi ha ci sono forse diverse dimensioni dell'essere grandi, no? E poi possiamo anche scegliere di essere tante cose, no? Perché per forza decidere di essere un'unica cosa. Quindi credo, anche credo veramente che l'importante sia di mantenere, parlavamo prima dei bambini, di mantenere per tutta la vita possibilmente quella sana curiosità che hanno i bambini, perché se noi riusciamo da adulti a mantenere quella curiosità, quel desiderio di sapere che cosa c'è dietro il prossimo angolo, quando si va in montagna, questa è una delle mie passioni, di andare a cercare sempre dietro il prossimo angolo, quella curiosità non l'ho mai perduta, non la perderò mai. Riusciamo a mantenere quella curiosità, riusciamo anche a dialogare con i bambini e capire come funzionano. Cioè io veramente non capisco chi non capisce come funzionano i bambini, perché io funziono nella stessa maniera. Forse sono un'eccezione io, non lo so, ma comunque è così. Tenere quella curiosità. Sempre, domandarsi sempre perché. Questo è essenziale. Perché? Quindi sappi che Cinzia scriveva, siamo in tanti a non aver ancora deciso cosa faremo da grandi, quindi vuol dire che è un bellissimo gruppo questo, popoloso di grande rigenerazione, no? Generazione e rigenerazione. Sì. Vai Riccardo. Più che altro non siamo un gruppo, ma una garderie più che altro allora. Un'enorme garderie, è bello, mi piace. Assolutamente sì. Allora, in chiusura quindi di questo nostro incontro, io ricordo a tutti che ci sarà sempre la possibilità entro le prossime 48 ore di avere poi caricato il video, no? Sul canale YouTube della Tiere del Cuneese per poterlo poi condividere con altre persone, ma anche in famiglia, perché come c'è stato appunto il caso di questo studente che era collegato, bisogna proprio partire da lì, no? Perché parliamo di bambini, parliamo del nostro nucleo, quindi di partire dal nostro nucleo per incominciare poi come il sassolino nello stagno a propagarsi e a fare insieme la differenza. Ringraziando quindi Pete per il suo immenso contributo umano e professionale, Enrica per questa grande capacità di innovazione e di rinnovazione, Riccardo per la sua sincerità, quindi anche empatica, non nel trasmettere quel che è e quel che sa fare per accogliere i suoi ospiti al meglio. Vi dico anche che Nemo invece è il cane, perché non è stato toccato, ma abbiamo tralasciato un personaggio fondamentale, Nemo il cane di Riccardo, con cui ho condivido questa avventura. E appunto per andare poi nel prossimo step, quindi nel prossimo appuntamento, ricordiamo a tutti che sarà importantissimo quando riceverete Google Form di andare a segnalare la vostra domanda e anche quelli che sono stati gli argomenti di vostro maggiore interesse nel percorso svolto insieme e farle pervenire entro lunedì, così noi martedì riusciamo proprio a fare la gestione totale di tutti i vostri spunti, a riorganizzarli e a far nascere qualcosa in più tutti insieme, quindi dare voce a questo punto, non via chat ma di persona, ai vostri pensieri, alle vostre esperienze. Grazie mille a tutti e arrivederci al prossimo mercoledì per il nostro viaggio nella gentilezza. Grazie Pete, grazie Riccardo e Enrica. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao, grazie. Grazie a tutti.